Dunque, signori, l'argomento di questa sera sono i mass media, sì, ve l'ho già detto, i mediatori di massa, cioè i grandi mezzi di comunicazione, la radio, il cinema, il teatro, la televisione, la stampa. Abbiamo parlato del cinema, abbiamo parlato della pubblicità, che può essere radiofonica, televisiva, giornalistica, e adesso parleremo della televisione, che è il più grande mezzo di comunicazione esistente in questo momento. Ma sei già qua? Sì. Ma sei cambiata? Certo che mi sono cambiata, non si vede? Ma sei un minuto fa eri vestita da Kessler. Ho fatto in fretta. Ma in fretta? Ma chi sei? Fregoli? No, c'è un trucco, c'è un trucco sotto. Ma dai. Quale trucco? Ma dai che c'è un trucco, figurati. Vabbè, se non c'è stato il trucco qui sotto. Cosa stavi dicendo? Io parlavo dei mass media. Oh, e dalli. Come dalli? No, continua pure, dai, vai. No, parlavo dei mass media, allora dicevo che uno dei più grandi mezzi, forse il più grande mezzo di comunicazione, è senz'altro la... Ciao. Ah. Ma scusa, chi stai salutando? Come, lo vedi benissimo chi saluto, quella signorina lì, no? E chi è? Accidenti, chi è? Accidenti, come dire? Ah, e chi è? Ti ricordi quest'estate quando tu facevi le serate con i balandi? Sì, con i balandi, Serate con i balandi. Ecco, io ero solo a casa con la tata, no? Siccome la tata doveva andare in ferie, tu mi hai detto cercati una collaboratrice. Sì, io ti ho detto cercati una collaboratrice familiare. Familiare? Non l'ho trovata. Non l'hai trovata. Ho trovato una signorina au pair, una signorina alla pari, così quando poi la tata è andata in ferie, lei, la signorina, è venuta a casa nostra. Scusa, cosa vuol dire alla pari? Pari proprio. Pari, vuol dire che si cucinava insieme, si mangiava insieme, si vedeva la televisione insieme, sempre insieme tutto. Ho capito, insieme. Così mentre io facevo le serate... Sì, mentre tu la notte andavi sulla spiaggia con Cersei, andavi al ristorante con Mala, andavi al night con Giorgio Ghezzi, io nel mio piccolo, insomma, non so io... ciao. Stai fermo. Scusa una cosa, era lei che mi rispondeva al telefono? Sì, era lei. E come mai al telefono aveva la voce della vecchia? Ah, l'avevo scelta apposta. Sì, avevo messo un avviso sul giornale, proprio un annuncio, cercasi signorina alla pari, giovane con voce vecchia. Ah sì? Perché così quando tu telefonavi, almeno sai, tu stavi lavorando, non ti sospettivi. Tanto per me, sai, anche se aveva la voce da vecchia, io la facevo parlare poco. Figurati. Ho capito. E così mentre io facevo le serate per l'Italia, mi stancavo, andavo avanti e indietro, ti mandavo i soldi, tu te la spassavi con quella? Me la spassavo, Sandria, me la spassavo. Però non con i soldi tuoi, no. Casomai. Comunque, a casa facciamo i conti. Ma come facciamo i conti? Ma signora, non sarei mica gelosa, no? No, non sono gelosa. A casa facciamo i conti perché voglio vedere quello che manca. Di quello che... Beh, qualcosa, anche se era la pari, qualche regalino, sai, per forza, no? Straniera. Vabbè, guarda, facciamola finita. Sì, straniera. Ma dico, Sandra, non sarei mica gelosa, l'hai vista, dico, il tuo confronto. No. No, dico, come puoi pensare che io possa... dico, guarda... Non penso! No. È meglio che io non pensi. Io vado. Sì, dove vai? Come dove vado? Vado a presentare la Zanicchi. La Zanicchi? Ah, la dovrei presentare io. Ma come la devi presentare tu? Sì, la devo... Abbiamo detto che in questa serie tutti i cantanti li presentavo io. Sì, ma l'hai presentato, hai presentato Ritana, hai presentato la Berti. E la Zanicchi la dovrei presentare io, siccome vedi l'argomento della puntata di questa sera sono i mass media. Sì. I mass media. E allora, approfittando di questo fatto dei mass media, che sono i mediatori di massa, i mass media, gli strumenti del sistema, i mezzi di comunicazione, volevo fare tutto un discorso con la cantante sul mondo discografico, che è anche un bene di consumo, è anche un mezzo di comunicazione, un persuasore occulto. Insomma, volevo fare un discorso piuttosto. Ecco, allora, siccome il discorso è complicato, presentatela pure tu la Zanicchi. Sì, infatti. Però tu non stai ai patti, perché i cantanti li devo presentare io. E un'altra volta me lo metti per iscritto se vuoi che io lavori con te e che tu lavori con me, d'accordo? Se ti prendo un altro anno, se ti prendo. Signori, Iva Zanicchi.